Buonasera cari concittadini, buonasera a tutti. Aspettiamo qualche secondo. Intanto io metto il cronometro così non mi dilungo troppo. Allora, spero stiate tutti bene. Vi parlerò stasera di Reggio, di deleghe alla città metropolitana, di Regina, perché dobbiamo chiarire questo fatto della Regina bene. E vi parlerò di come ci stanno trattando, di come ci sta trattando la Regione Calabria. Perché vedete, le cose, come più volte io vi ho detto, le cose vanno comunicate ai cittadini. È troppo facile fare scendere candidati a destra e a manca che non hanno mai parlato con i cittadini, non si sono mai confrontati con i cittadini. Questo è il sale della politica, no? Quindi, oggi è importante chiarire che la situazione di Reggio cammina di pari passi con la situazione della Regina, che va chiarita, perché non dobbiamo fare l'errore che abbiamo fatto in passato. Quindi, ognuno la pensa come vuole, però questa storia va chiarita bene. Io sono d'accordo con Carminello, che conosco, mio carissimo amico. Alla mia stessa età più o meno, eravamo ultras insieme quando eravamo giovani, poi come vi ho detto a 18-19 anni sono andato a studiare fuori, ma lo conosco da tantissimi anni e ho letto quello che ha detto e sono perfettamente d'accordo con lui. Poi i tifosi ovviamente credono e fanno quello che vogliono, no? Però noi dobbiamo ragionare su questa cosa qua. Quindi vi parlo prima di Reggio e delle deleghe alla città metropolitana, perché tantissime persone mi chiedono cosa io ne penso. Io ne ho parlato in tante dirette di queste deleghe. È importante perché questa è la vita, su questa storia viaggia la vita della nostra comunità, no? Quindi la nostra comunità deve sapere che cosa sta succedendo rispetto a un tema importantissimo, perché noi siamo diventati città metropolitana grazie a Peppe Scopelliti e a quell'amministrazione di cui io facevo parte, e quindi oggi noi abbiamo questo status, ma non abbiamo, siamo gli unici a non avere le deleghe. E allora bisogna chiarire bene, perché i cittadini mi stanno chiedendo, molti mi stanno chiedendo che cosa io ne penso su questa cosa. L'ho detto, ora lo ripeterò, ve lo farò capire un po' meglio, cercando ovviamente di spiegarvi le cose in maniera semplice. Allora, scusate un attimo, quanto metto qua una cosa e siamo a posto. Bene, allora, possiamo partire. Allora, questa settimana faccio una piccola parentesi, tratterò la questione dell'indennità ai dirigenti. Convocherò martedì la dottoressa Mauro, domani mattina faccio la convocazione, sui soldi che sono messi da parte i dirigenti per le loro indennità, per l'indennità di risultato. Vi immaginate che risultato abbiamo avuto a Reggio, che è devastata. Comunque vi aggiornerò strada facendo. Martedì farò questa cosa. Parliamo delle deleghe. Bene, Reggio Calabria è diventata città metropolitana. Ora non mi ricordo l'anno preciso, comunque sono passati tanti anni, più di 10 anni. Lo status di città metropolitana, riconosciuto direttamente dalla comunità europea, quindi come la comunità europea riconosce, per esempio, con i PON, programmi operativi nazionali, gli stati, i POR, programmi operativi regionali, riconosce anche le città metropolitane. Noi siamo nel novero delle città metropolitane italiane, che sono 10 nella penisola, poi ci sono quella Cagliari e ci sono le tre siciliane, sono 14, d'accordo? Io sono stato il primo delegato alla città metropolitana di Reggio Calabria nella amministrazione Arena, quindi ho seguito con Demi Arena questi i processi, i primi processi di formazione di città metropolitana. La città metropolitana è una Ferrari perché ha le deleghe che dà la legge, permettono con un piano strategico di chiedere rispetto al piano strategico i fondi alla comunità europea, come li chiede la regione, previa programmazione preventiva ovviamente,
Dice, devo fare queste cose, ti chiedo i soldi e la Comunità Europea te li dà in parte tutti. Quindi è un fiume, capite? C'è il fiume dei PON, il fiume dei POR e il fiume delle città metropolitane. La città metropolitana vale molto di più di un capoluogo, l'hanno capito i nostri amici nemici di Catanzaro e di Cosenza, e praticamente da quando siamo diventati città metropolitana nessuno ci ha dato le deleghe. Non ce l'ha date Oliverio, mentre avevamo Falcomatà, che era sindaco, non ce li sta dando Occhiuto, che è del centrodestra. Perché tanto di noi non gliene frega niente a nessuno, e noi che abbiamo uno status veramente, veramente importante, non possiamo, con le funzioni, come dice il mio amico Nino Minicucci, non possiamo svolgere, siamo l'unica città metropolitana d'Italia a non avere le deleghe. Oggi le deleghe, la funzione regionale ce l'ha Giuseppina Princi. Voi sapete, ve lo ripeto per l'ennesima volta, mi duole tantissimo parlare di lei, perché è una mia carissima amica, ma nella politica, cara Giuseppina, non possiamo fare sconti a nessuno, perché si tratta della cosa pubblica. Come mai Occhiuto non ci dà le deleghe così come non ce l'ha date Oliverio? Perché c'è un collegamento stabile, ecco perché non voglio più chiamarci, io spero che non ci chiameremo più Reggio Calabria e faremo la regione dello stretto. Perché Catanzaro e Cosenza hanno capito bene che cosa significa città metropolitana, e né il centro-sinistra e né il centrodestra ci vogliono dare queste funzioni importantissime attraverso le quali noi possiamo raccogliere direttamente dalla Comunità Europea, prendiamo quelli che ci arrivano dallo Stato, destinati alle città metropolitane, ma dallo Stato. Ma non prendiamo quelli diretti, perché non abbiamo le funzioni, non abbiamo le deleghe. Perché non abbiamo le funzioni, ovvero le deleghe, o le deleghe, ovvero le funzioni? Perché Catanzaro e Cosenza non vogliono darcele, perché siamo sempre lo zerbino di tutti, e hanno bloccato lo sviluppo di Reggio Calabria. Prima Occhiuto, prima Oliverio, nonostante ci fosse un sindaco dello stesso partito, e ora la stessa responsabilità ce l'ha Occhiuto, che non ce le vuole dare nonostante ne abbiamo il vicepresidente Giuseppina Princi, che ha la delega regionale alla città metropolitana. Che facciamo? Perché sono della nostra stessa parte politica. Io non sono più del centrodestra, ve l'ho detto, sono un soldato di Reggio Calabria. Prima viene la mia città, poi vengono i compari, le comari, i partiti, non me ne frega niente. Ve l'ho già detto, ve lo ripeterò fino alla nausea. Se vi siete stancati, chiudete la diretta e andate a vedervi i gol della Domenica Sportiva. Ok? Non è possibile che Catanzaro e Cosenza, con la collaborazione dei venduti di Reggio Calabria, venduti, soprattutto quelli di Reggio, consiglieri regionali e vicepresidente, e lo dico anche a Ciccio Cannizzaro, che ha una grandissima responsabilità, nel senso che da deputato dovrebbe fare di tutto, anche se non sono della parte politica uguale, perché dobbiamo pensare prima al bene di Reggio Calabria. I consiglieri regionali, che sono una massa di venduti e di traditori, io farò una battaglia per questo, perché non è possibile. Hanno ragione i cittadini che mi chiedono che fine hanno fatto le deleghe, che fine hanno fatto le funzioni. Perché Catanzaro e Cosenza si uniscono per affossare Reggio Calabria, che non si deve più chiamare Reggio Calabria. Dobbiamo fare la regione dello stretto e staccarci da una Calabria che ci ha sempre tenuto sotto, centro-sinistra e centro-destra pure. Che non vengano a dirci in campagna elettorale supercazzole, perché gli faremo la faccia tanta. Nel senso che gli diremo in faccia, vi lo stiamo dicendo prima, che sono stati dei venduti, e venduti restano. Cioè, vi rendete conto quante opportunità noi abbiamo perso? Dice, vabbè, ma Falcomatà e i facenti funzione non valgono niente, dicono loro, non possiamo andare a detto chiudo le perle ai porci. Ma non esiste, non esiste le perle ai porci, perché comunque l'amministrazione della città rappresenta, questa amministrazione disastrata, la peggiore della storia, rappresenta la città di Reggio Calabria. Quindi io oggi, perché posso dire queste cose? Perché no, ho rotto i legami che c'erano, quelli che erano rimasti, con il centrodestra,
in cui non mi riconosco assolutamente. Ok? Perché il centrodestra di Reggio Calabria attualmente è responsabile, perché ha il potere alla regione, abbiamo il deputato di centrodestra, quindi inutile che ci parlano dell'unghia incarnita, del Ciapi o delle cose delle agenzie mortuarie o delle supercazzole che dicono dalla mattina alla sera. Se non si parla dell'aeroporto dello Stretto e non si parla delle deleghe, questi soggetti non devono poter dire niente, perché non hanno l'autorevolezza di dire null'altro, perché stanno prendendo in giro la città. Ok? Questo è il punto. Questo è un argomento, cari concittadini, che dobbiamo affrontare bene, perché voi capite che noi non solo abbiamo perso i soldi perché questa amministrazione non ha saputo manco fare i progetti, stiamo perdendo un fiume di soldi perché ancora non abbiamo le funzioni e le deleghe. Ok? Perché Catanzaro e Cosenza ci bloccano. Questo è il punto. Dobbiamo dire le cose come stanno, e chi non le dice deve dimostrare alla popolazione che quello che dice Massimo Ripepi è una grande sciocchezza. Lo devono dire, devono fare una diretta, perché io lo dico e queste dirette sono registrate e possono essere riprese in ogni tempo. Se hanno il coraggio, che facciano una diretta, non una conferenza stampa, una diretta, così ti ascoltiamo tutti con le nostre orecchie e vediamo con i nostri occhi. È troppo facile fare il comunicato stampa da supercazzola fatto dall'addetto stampa, tu gli dici quattro cose e quelli scrivono quattro supercazzole per imbrogliare i cittadini. Chiaro? Dobbiamo non partire dalla verità, soldati di Reggio. Dobbiamo non partire dalla verità. Dobbiamo ricostruire e difendere la nostra città. Dobbiamo partire e dobbiamo dire che questi qua ci stanno fottendo tutto con il beneplacito e il placet dei traditori venduti in Reggio, che devono avere un nome e un cognome. Lo dico a Peppe Scopelliti, che ieri ha detto che bisogna dire nome e cognome. Caro Peppe, devi pure tu dire nome e cognome. Da giornalista quale sei, da cittadino comune in questo momento quale sei, anche tu, visto che ieri hai giustamente posto il problema, e anche Scopelliti ieri giustamente ha detto non è giusto non dare le deleghe, anche se è un'amministrazione di un altro colore politico. Però bisogna dire i nomi e i cognomi. Non possiamo metterci i traditori in prima fila, caro Peppe, e non dire i nomi e i cognomi. No, no, non si può fare questa cosa. Dobbiamo, se amiamo Reggio e tu l'ami, e tutti quelli che amano Reggio, devono schierarsi dalla stessa parte. Noi perdiamo un fiume di soldi e di opportunità, perché Cosenza e Catanzaro, io quando ero il delegato nazionale dell'ANCI Città Metropolitana, avevo fatto una proposta finché le deleghe vengono date direttamente per legge dello Stato e non dalla regione che ci fotte sempre. Dobbiamo fare una guerra per questa cosa. E dobbiamo dire i nomi e i cognomi di coloro che stanno bloccando tutto. Perché non si possono presentare con la verginità di chi poi tra quattro anni, come se non fosse successo niente, dice supercazzole e ci imbroglia i cittadini dopo averli traditi e venduti. Ok? Quindi, chi ci sta? Bene. Questa sarà una delle battaglie fondamentali. La separazione dalla Calabria, noi ci chiamiamo, siamo Reggio con l'H e siamo più antichi di Roma. Ok? Io non voglio parlare mai di Catanzaro e di Cosenza, lungi da me, ma loro sanno fare il loro lavoro e i nostri sono sempre stati rivenduti. Anche col capoluogo. Ora noi abbiamo la città metropolitana e questi ci tengono bloccati. E ci hanno fottuto le deleghe, le funzioni, e ci hanno bloccato il cuore della città, che è l'aeroporto. E qua parliamo del Ciapi e delle cose delle pompe funebri. I nostri consiglieri regionali, inesistenti, incapaci, che si dovrebbero vergognare di esistere e di comparire in mezzo alla strada dopo che sono stati eletti dai cittadini reggini, e non si preoccupano dei due problemi più importanti della città. Per questo hanno ragione i cittadini che chiedono a me, ma chiederanno anche a tutti gli altri politici, conto e spiegazioni del perché non ci hanno ancora dato le deleghe. Quindi questa è una cosa che noi dobbiamo prendere come una cosa puntualmente, deve essere una parte principale del programma dell'esercito di Reggio, che deve vincere le elezioni di Reggio Calabria per cacciare a calci del sedere a questi venduti. Ok? Ve l'ho detto, faccio la locandina, la stessa cosa col ponte sullo Stretto.
Io ho presentato la mozione in consiglio comunale, che chiederò al presidente del consiglio di discutere nel prossimo consiglio comunale. Devo sapere tutta la storia, deve sapere i nomi e i cognomi di coloro che voteranno contro il ponte sullo stretto, perché i libri di storia questo bisogna scrivere. E gli consegno la delibera con le votazioni, gliele consiglio a tutti gli storici di Reggio Calabria, con una bella pecca e raccomandata, con ricevuta di ritorno, perché deve rimanere nella storia chi sono quelli che non hanno voluto lo sviluppo della nostra città con un'opera che potrebbe salvare la nostra terra. L'altra lotta che dobbiamo fare, non ce lo dimentichiamo, è per il porto di Gioia Tauro, altro gioiello assoluto, è uno dei porti di maggiore espansione del mondo, hanno visto che stava crescendo e l'Europa ha fatto la tassa per bloccarlo, la tassa alle navi che vanno a scaricare, a fare il lavoro che farà Gioia Tauro in Africa, nel porto dell'Africa. Un'altra vergogna assoluta, nel silenzio assoluto di tutti, hanno fatto quel flash mob e voglio vedere cosa risolvono questo flash mob. Ok, cari concittadini? Questo è molto importante, vedete che queste cose io ve le ripeterò, perché noi dobbiamo mettere nel cuore oltre che nella mente, perché noi siamo presi a 100.000 problemi tutti quanti, facciamo tutti quanti 100.000 cose e alla fine pensiamo alle cazzate e non pensiamo alle cose giuste, alle cose quelle importanti per la nostra città. Questa sarà una battaglia che io farò da ora per la città di Reggio Calabria, contro i venduti. E Pina Principe ci deve spiegare subito perché non sta facendo niente per queste terre. Immediatamente lo deve fare. Lo chiedo anche a Francesco, lo chiedo ai consiglieri regionali Peppe Neri e compagni, anche se non fanno un cavolo dalla mattina alla sera. Non parlo di quelli della provincia che sono assolutamente inesistenti, sono personaggi inesistenti, ma lo chiedo a quelli reggini di fare qualcosa, il minimo sindacale per la nostra città. Se no vi troverete addosso l'esercito di Reggio che illuminerà le porcherie che fa. E lo dirà tutta la città, dalla mattina alla sera. Queste cose ve le ripeterò 100.000 volte. E se vi siete stancati, dovete chiudere, dovete spegnere il telefonino. E chiudere e non guardare più le mie dirette. Vi rendete conto come ci siamo combinati, cari concittadini? Vi rendete conto come siamo combinati? Che siamo lo zero assoluto in tutti i settori. Siamo lo zero assoluto in tutto. Non c'è una cosa in cui riusciamo. Nonostante abbiamo la Ferrari, città metropolitana uguale Ferrari, ve lo ripeto, programmi operativi nazionali, PON, i soldi all'Europa vanno allo Stato, POR, programmi operativi regionali vanno alla regione che li distribuiscono, ci sono poi programmi operativi per le città metropolitane, noi non possiamo sfruttare appieno questa cosa perché non abbiamo, la regione non ci vuole dare le funzioni, quindi noi ci lamentavamo con Oliverio e con il nulla facente di Falcomatà, il nulla che ci ha azzerato, ha distrutto la città. E ora che ci sono, c'è il centrodestra, non lo diciamo. Chi di centrodestra non dice una parola su questa cosa è un venduto. Parlo ai miei colleghi consiglieri comunali, consiglieri regionali, deputati e senatori di destra e di sinistra. Chi non dice una parola è venduto. E io ve l'ho detto, vi faccio il manifesto con le facce. La gente deve sapere che cosa fate dalla mattina alla sera, cioè niente per la città. Lo deve sapere. La stessa cosa, ora cambiamo argomento. La regina. Non è il problema che abbiamo vinto l'altra volta, abbiamo perso oggi, faremo il ricorso, vinceremo, non c'entrano niente i tre punti, sì o no? Il problema è il seguente, io spero di poter, come dire, ragionare con voi su una cosa semplicissima. La regina non è scollegata da Reggio, dovete finirla di dire che quando uno parla di regina non vuole parlare dei problemi più importanti. Io vi parlo tutti i giorni dei problemi più importanti e cerco di fare quello che posso per i problemi più importanti. Per favore, non dite così perché non è corretto, non è giusto. La regina è un patrimonio della nostra città. È una cosa identitaria e di sviluppo sociale e sociologico importantissima. Non è vincere o perdere soltanto. È un patrimonio identitario in cui tutti noi ci riconosciamo, anche quelli che non fanno sport, che non gli piace il calcio. Ora è normale che noi dobbiamo stare... Cioè il problema è semplicissimo. Quando questo presidente Ballarino dice, seguitemi per favore, bene, già ieri vi ho accennato, ora oggi abbiamo perso, ma anche quando abbiamo vinto io vi ho fatto lo stesso ragionamento, andate a vedervi le dirette, cari concittadini. Noi dobbiamo ragionare sempre per quello che sono le cose in maniera oggettiva, non soggettiva, ognuno col proprio stato d'animo
la propria passione. Dobbiamo essere più oggettivi possibili, perché se no faremo sempre gli stessi errori, almeno ne facciamo nuovi, ma non facciamo sempre gli stessi errori. Secondo voi è normale che un presidente dica: noi non possiamo spendere e espandere perché non si vince spendendo, spendendo e espandendo? Questo ragionamento, ho detto ieri e ripeto oggi, è giusto in linea generale. Cioè non è che Ballarino dice una fesseria quando dice che l'ha detto dal primo giorno, quando è arrivato qua e ha fatto la sparata, io parlo per ultimo e dopo di me non parla nessuno. Figuratevi come ci ritengono a noi regine. Arriva un catanese che doveva stare con due piedi in una scarpa e il sindaco, se fosse stato io il sindaco, lo cacciavo dalla stanza. Io ti ho prima chiedi scusa, se no manco nella stanza ti faccio entrare. Questo arriva a conoscere i tifosi. Se avete qualche amico tifoso, Ultras, Emanuele, l'altro capo Ultras, non mi ricordo ora come si chiama, Davide, chiedetelo a loro. Questo dice: dopo che parlo io non può parlare nessuno. Immaginate come ci considerano quelli esterni. Cioè immaginate come si presenta uno nel comune di Reggio Calabria, col sindaco davanti, con l'altro sindaco dall'altra parte, con me, con i tifosi e la dirigenza. E Ballarino in quell'occasione che poi ha parlato ha detto la stessa cosa: noi dobbiamo fare le cose per bene, non è che spendendo uno vince, noi dobbiamo fare il coso della buon padre di famiglia. Certo, questo concetto è giusto in linea generale, è assolutamente giusto il concetto che non più si spende più si vince, è giusto il concetto. Il problema, caro Ballarino, e ha ragione Carminello quando dice non ci avete rotto le scatole, è un altro, caro Ballarino. Non è questo ragionamento che di per sé è corretto e giusto. Ci sono esempi importantissimi pure in Serie A di squadre che spendono poco, hanno grossi settori giovanili e fanno risultati come l'Atalanta, come il Sassuolo. Certo, non è i soldi. Il problema, caro Ballarino, che la tua capacità economica non corrisponde con le aspettative della città di Reggio Calabria. Questo è il punto di cui tu non vuoi parlare e che invece parlo io. Tu non puoi fare la squadra con i soldi degli abbonamenti di Regina, non metti un euro tranne i soldi dell'iscrizione. E ti fai il bello, perché ora vi spiego, cari concittadini, qual è il meccanismo anche imprenditoriale che scatta in questo soggetto e nella sua società. Il problema, Ballarino, è che tu non sei idoneo a Reggio Calabria, cioè non puoi gestire con le tue risorse una città che ha aspettative come la città di Reggio. Questo è il punto centrale. Non è il fatto che non si vince spendendo, è vero. La tua capacità è come se Bandecchi, che è miliardario, tu non sei miliardario, va a chiedere di gestire, cioè cerca di comprarsi la Juventus. Può Bandecchi, un imprenditore tipo Bandecchi, che non è Agnelli, gestire una grande società come l'Inter, la Juventus, il Milan? Non può. Non può andare Bandecchi o uno come Bandecchi a dire: io mi prendo la Juventus perché non si vince spendendo, perché io sono un buon padre di famiglia e quindi mi faccio vincere lo stesso perché mi chiamo Bandecchio, mi chiamo in un altro modo. Perché lo prendono a pomodori, perché non ha la capacità economica di gestire una grande squadra come la Juve. Hai capito, Ballarino? Quindi non ci puoi prendere per il culo a noi e ci fai questi ragionamenti, sia quando vinci, sia quando perdi e sia quando pareggi. Perché vi ho detto e vi ripeto che se anche noi dovessimo vincere il campionato, cosa impossibile, non cambierebbe niente. Io direi le stesse cose: facciamo finta che abbiamo vinto il campionato, io non festeggio. Ok, perché non festeggio? Perché non andiamo da nessuna parte con questi qua, perché questi qua non hanno, cercano di farci capire a noi cose che noi non vogliamo capire, perché sono delle sciocchezze. Ballarino, tu non puoi venirci a prendere in giro a noi a Reggio Calabria. Non ci puoi dire che soltanto col giochetto non si deve spendere, non si deve espandere, perché tu non hai la capacità economica manco di fare la Serie C. Quindi non puoi dire queste sciocchezze, perché chi ci crede a queste sciocchezze è sciocco come te. Questo è il punto centrale. Punto. Poi, se tu vai a gestire l'eccellenza, con i tuoi soldi vuoi gestire l'eccellenza, non più dell'eccellenza, la Serie D è troppo per te. Ma facciamo finta la Serie D. Certo, se vai a gestire una piazza più piccola, vale il ragionamento che dici ed è appropriato. Perché è appropriato? Perché è vero che non si vince spendendo, ma si vince col settore giovanile, che tu non hai voluto fare, con le categorie
con la squadra femminile per una questione di prestigio. Hai detto nel business plan che facevi andare nelle scuole, tutte cazzate perché non hai fatto niente, manco ti sei preso il Sant'Agata, non hai manco partecipato. Hai solo chiesto di utilizzare mezza struttura perché non avete un euro. Non puoi prenderci in giro, cioè non, tu non sei adeguato economicamente, sarai una brava persona, sarai un bravo imprenditore, non è cavolo tuo perché non hai le economie per gestire una grande piazza come Reggio Calabria. Ora vi spiego perché vengono, perché non è che questo ballerino è un deficiente, non è assolutamente un deficiente, è una persona molto intelligente. Perché dove sta il giochetto? Perché questo si è impantanato in questa situazione, essendo sempre al limite con i tifosi che giustamente oggi, avendo perso con una squadra Sant'Agata di Militello, Regina con Sant'Agata di Militello, pure che la vinciamo con Ricorso, perché si è impelagato in una società che la cui tifoseria giustamente tutti quanti siamo tutti allarmati. Perché? Ve lo spiego subito, ve l'ho già detto e ve lo rispiego. Perché è prestigiosissimo essere presidenti della Regina Calcio. È una cosa molto prestigiosa. Quindi uno che fa business legittimamente, affari legittimamente, quando Ballarino va a Roma, va a Milano e si siede per fare un qualunque dei suoi legittimi affari, della sua impresa, si siede e dice io sono il presidente della regina, le orecchie degli interlocutori si aprono. Perché è prestigiosissimo, cioè, lei è il presidente della regina. Anche se siamo in Serie D, siamo sempre la regina. Se la Juve va in Serie C è sempre la Juve. E chi fa il presidente della Juve è sempre il presidente della Juve. Quindi il giochetto dove stai? Io mi tengo la regina. Faccio il gioco delle tre carte, gli dico non si spende, non si vince, una partita la vinco, non la perdo. Vado in Serie C, non vado in Serie C. Nel frattempo sono il presidente per 1 o 2 anni della regina. Perché lui lo sa che prima o dopo se ne deve andare, perché non può reggere con le sue economie, a meno che non vince l'Enalotto e vince 200 milioni di euro, non può stare a Reggio Calabria perché non è adeguato economicamente. Lasciamo perdere la scelta scellerata politica di Brunetti, mettiamola da parte. Stiamo parlando ora di questo presidente, di questo amministratore delegato che spara fesserie dalla mattina alla sera perché vorrebbe convincere i deficienti di Reggio Calabria, perché ci ha preso per deficienti probabilmente, ma noi deficienti non siamo, che basta non spendere e non fare per poter fare un buon campionato perché tanto arriviamo al quinto o al sesto posto, non succede niente perché siamo partiti in ritardo. No, tu non sei adeguato manco se vinciamo il campionato. Perché non hai le economie per poter gestire neanche la Serie C. Vi immaginate se andiamo in Serie C con questa società? Quindi il giochetto dove sta? Dice, intanto faccio il presidente per 1 o 2 anni. Mentre lui fa il presidente, ovviamente è il presidente della regina, l'amministratore delegato della regina, Ballarino. E quando, ripeto, va a fare i suoi legittimi affari, che è un imprenditore, dice che è il presidente. Quindi negli affari che cosa vale? Vale la credibilità o no? Che imprenditore lo sa, che cosa vale? La credibilità. Uno che già è presidente della regina è già di per sé una persona credibile. E quindi lui vuole fare il gioco di questo gioco legittimo imprenditoriale, prendendoci per il culo a noi, dicendoci che lui ci arriveremo, non so che ha detto a Baggio, saremo al primo posto. Cioè, queste sciocchezze che non reggono perché non ha la sostenibilità economica. È chiaro o non è chiaro, cari concittadini e cari tifosi? Vogliamo per favore svegliarci e dire a questo soggetto insieme che non è adeguato per Reggio Calabria? Questo dobbiamo dirgli. Se fosse stata l'unica proposta, io ve l'ho detto e ve lo ripeto, Bandecchi l'ho conosciuto dopo, ho difeso la verità e la giustizia prima senza manco conoscerlo, perché ho visto un'ingiustizia talmente grande quando si sceglie la concessionaria della Fiat di Catania, questo è il paragone, rispetto al proprietario della Fiat Agnelli. E questa cosa l'ho vista una cosa ingiusta. Ripeto, non è che se l'avesse presa Bandecchi, uno come Bandecchi, era la garanzia che noi saremmo arrivati in Serie B, in Serie A. No! Il problema è che un soggetto di quel genere era idoneo a gestire una società che, partendo dalla Serie D, con quel tipo di società, con quel tipo di soldi che avrebbero messo Bandecchi o soggetti economicamente equivalenti a Bandecchi, erano adeguati. Noi siamo, che città siamo noi? Noi siamo una città, la Serie B. In questo momento, con la crisi economica che c'è, anche di meno, ma comunque la nostra è Serie B. E quando andiamo in Serie A è come se vincessimo lo scudetto. La nostra dimensione è una Serie B che quando andiamo male siamo in Serie C e quando andiamo bene siamo in Serie A è come se vincessimo lo scudetto. Ma può mai una compagine societaria di questa capacità economica gestire queste cose normali per una città di Reggio Calabria? Non credo. Quindi se fosse stata l'unica proposta, amen, ci saremmo rassegnati tutti.
E avremmo detto: abbiamo un'unica proposta, ringraziamo Bandecchi, Ballarino che ci fa stare in Serie D. Se arriviamo quinti, sesti, quarti, avevamo solo questo. Tra non fare il campionato e avere questi, avremmo detto tutti così. Ma siccome così non è stato, noi oggi non possiamo sopportare queste cose. Avete capito, cari concittadini? Perché facciamo? Siamo sempre nel solito discorso, no? Presi in giro, presi in giro, presi in giro, e noi ci facciamo prendere in giro perché c'è il venduto di turno che deve prostrarsi. Non vi dimenticate mai, mai ve lo dovete dimenticare. Vi prego, non dimenticatelo. Quando ancora c'era la sentenza, la prima sentenza sportiva, stavamo andando al TAR, al Consiglio, prima, nessuno nominava il nome di Saladini e dell'altro, quello, il prefetto, non mi ricordo più il nome, nessuno li nominava. Erano in, non si potevano nominare, perché tutti se li volevano tenere amici, dice: se per caso vinciamo, sono sempre amico di Saladini. E sono sempre amico del presidente. Chi ha parlato soltanto? Ho parlato solo io. Perché non ero, non mi interessava, non ero amico, e se fossi stato amico non mi interessava. Però sto dicendo, con Pina Princi siamo, io la considero come una sorella, perché è una ragazza eccezionale. Però, siccome è vicepresidente della regione, io devo chiedere i conti a ragione, nonostante è una persona a me che ho una stima infinita. Non sta facendo bene, non so il motivo. Assolutamente il suo lavoro, quindi io lo dico. Punto. Si offenderà quando mi vedrà, non mi saluterà, non mi saluterà la sua famiglia, i suoi cugini. Non ci posso fare niente, devo difendere gli interessi della mia città. Questo è il minimo, non è un, io non sono un supereroe, sono una persona normale. Lo dovrebbero fare tutti, chi svolge una funzione pubblica dovrebbe fare questo. Il guaio, sapete qual è? Che da noi questo non lo fanno. E questo fenomeno è sviluppato all'ennesima potenza, ecco perché siamo ridotti in misero stato. Quindi vi prego, cari concittadini, reagiamo. Dobbiamo parlare. Perché io faccio queste dirette tutti i giorni? Perché mentre parliamo dei problemi quotidiani, dobbiamo dircele queste cose insieme. Dobbiamo riflettere insieme, perché dobbiamo reagire insieme. Si deve formare una cultura si basa sulla conoscenza. Quando voi conoscete la verità, poi vi potete disporre come volete, se volete reagire, se ve ne volete andare con i vostri figli fuori. Ognuno decide di fare quello che vuole, ma chi vuole combattere deve essere pronto a combattere. E chi non combatte si assume la responsabilità davanti ai regimi, davanti a Dio, se ci crede. Io ci credo, del non fare nulla. E addirittura ci sono alcuni che non solo non fanno nulla, criticano pure quelli che fanno. A costoro dico: fate qualcosa pure voi, prendete un'iniziativa politica, fate un simbolo, raccogliete persone. Combattete come sapete combattere, meglio di me, meglio dell'esercito di Reggio. Benissimo, siamo due eserciti che combattiamo. Ma fate qualcosa, non scrivete soltanto cazzate dalla mattina alla sera criticando tutto e tutti solo perché qualcuno sta facendo qualcosa per la propria città, perché avete sempre il substrato di pensare male di tutto e di tutti. Perché, ripeto, chi pensa male è malvagio lui. Avete capito? Chi sono quelli che pensano male? Quelli che sono marci dentro e vedono tutto marcio fuori e criticano tutti quelli che fanno qualcosa. A me di questi qua non me ne frega nulla. Quello che si deve fare perché è giusto. Non si fanno le cose per opportunità. Sapete come chiudo questa diretta? Dicendovi una cosa, e vi saluto, e se Dio vuole, ci vediamo domani. Allora, ho ricevuto tanti, tanti messaggi sulla questione di Peppe Scopelliti. Ok? Alcuni hanno apprezzato il mio intervento, alcuni mi hanno detto: ma tu sei l'unico politico che parli bene degli altri politici, loro non parlano di te, nessun politico parla, non me ne frega niente, io non ho fatto il conto politico prima di parlare di Peppe Scopelliti, io ho parlato perché lo ritengo una cosa giusta. Se lui non parla di me o non gliene frega niente di me, chiaro, non mi interessa. Quello che penso di lui lo dico perché è giusto. Non fate le cose sempre per interesse e per opportunità, se opportuno o non opportuno, siate veri. Io ho ritenuto giusto questa cosa. Se Peppe Scopelliti parla di me, non parla di me, mi stima, non mi stima, mi appoggia, non mi appoggia, fa quello che vuole, sono fatti suoi. Io ho detto quello che penso. Le cose si fanno se sono giuste, non si fanno se sono sbagliate, non si fanno per opportunità. Perché gli opportunisti, e chiudo, non vanno a nessuna parte, state tranquilli. Perché come fregano gli altri, saranno fregati dagli altri. Quindi io spero di poter, insieme a voi, voi siete la forza, il popolo è la forza, i cittadini di Reggio sono la forza, costruire insieme un grande esercito del bene per vincere queste battaglie e fare rinascere la nostra amatissima città. Io vi ringrazio, cari concittadini, vi
Buona domenica, buon inizio settimana, il Signore vi benedica, il Signore benedica, il Signore Gesù Cristo benedica Reggio Calabria. Abbiamo bisogno di essere benedetti perché veramente abbiamo una marea di cose da fare, una marea di problemi da risolvere e una marea di battaglie e di guerre da fare. Arrivederci.